Ciao a tutti, questa è la seconda puntata del nostro viaggio attraverso le parole, il percorso di scrittura creativa insieme al progetto Sono in Movimento. Vi invito come sempre ad andare a visitare le pagine social del progetto Sono in Movimento. Nella prima puntata abbiamo parlato dello schema narrativo, abbiamo visto la differenza tra favola e intreccio, abbiamo dato qualche consiglio come lo show don't tell e poi abbiamo svolto esercizi destinati a comprendere la voce narrante. Oggi invece parliamo delle figure retoriche, che sono degli elementi molto importanti per la vostra narrazione e possono essere grandi amici, ma anche a volte piccole trappole. È importante, come per lo schema narrativo, saperli riconoscere. Non è così importante inseguirli, perché molto spesso nascono spontaneamente e possono colorare le vostre pagine e fare la differenza tra un testo molto buono e qualcosa invece di scadente. Sono molte le figure retoriche, alcune sono conosciutissime, altre meno, e io ho portato qualche esempio. Possiamo ad esempio scegliere di usare un ossimoro, che è una figura retorica dal gusto forte, dall'impatto importante. È quando si accostano due termini da significato opposto. Un esempio che mi piace fare è Caos Calmo, grande titolo e anche grande romanzo di qualche anno fa. Una pace furiosa, un giovane anziano. L'ossimoro funziona, non bisogna forse eccedere, perché come sempre poi si va un po' a sfilacciare la capacità di impatto, oppure l'iperbole, quando si vuole eccedere il significato di ciò che si vuole raccontare. È come chiedere al lettore di seguirlo nel percorso che stai proponendo, senza ingannarlo, perché se dici scalerei le montagne per incontrarti, naturalmente è una figura che è volta a colpire chi ti legge. Oppure il contrario dell'iperbole è l'understatement, meno usato e meno conosciuto, semplicemente il contrario, quando invece si riduce. Ho fatto una sgambata, quando magari invece si è corso una maratona. Ce ne sono molte, molte altre, naturalmente le potete trovare e scegliere, alcune le avrete studiate, però adesso voglio passare invece al campo della metafora e delle sue amiche strette. La metafora è semplicemente quando si sostituisce un termine con un altro per rendere e rappresentare ciò che si vuole descrivere, ma ad esempio l'allegoria è una sorta di metafora diluita e stesa su tutto il romanzo, il racconto, su quello che si propone. Quindi è come sostituire un concetto oppure rendere un concetto più astratto con termini e azioni concrete. Anche qui è una sorta di piano narrativo nascosto che va trovato, interpretato e che a volte è sfuggente, quindi bisogna essere molto bravi. Per l'allegoria, naturalmente, è un pensiero che va a permeare tutto il vostro lavoro, tutto il vostro testo. Molto simile alla metafora, poi la similitudine, si aggiunge semplicemente il termine di paragone, mi sento come un leone. E poi la figura retorica che amo di più usare, che è la sinestesia, cioè quando si invade un campo sensoriale con un altro, una voce blu, oppure ho preso qualche esempio, tocco il tuo sospiro. E per la metafora e per la sinestesia adesso andremo a proporre un paio di esercizi, sempre consapevoli che si scrive per divertirsi, si scrive per parlare di noi, si scrive per acchiappare quelle storie che vagano nell'aria e che ci piace fermare su carta. E ora quindi gli esercizi destinati all'uso delle figure retoriche. Il primo riguarda proprio la metafora. Vorrei che vi individuaste un elemento naturale o climatico che possa rendere lo stato d'animo del vostro protagonista o della vostra protagonista. Però attenzione, non soffermatevi sul primo che vi viene in mente. Probabilmente arriveranno quelli già un po' sentiti, un po' comuni. Lasciate sedimentare le idee e cercate senza abbandonare nessuna di queste immagini che vi arrivano, ma poi scegliete la più originale, quella che vi parla di più. Oltre a questo, nel racconto vorrei un elemento in più, vorrei che mi descriveste una notte passata senza dormire, senza sonno. E anche qui siete liberi, perché le ragioni possono essere le più svariate, le decidete voi. Si può decidere di non dormire perché si vuole aspettare l'alba, perché si sta facendo qualcosa di piacevole, oppure perché il sonno ci ha abbandonati, per l'ansia, per le preoccupazioni, o semplicemente per un
qualche imprevisto. Scegliete, scegliete bene, l'importante è che, usando la metafora, individuiate un elemento naturale o climatico che renda lo stato d'animo del vostro protagonista. Usatele con sapienza, vedrete che poi sempre più saranno un'arma a vostra disposizione. Il secondo esercizio è dedicato alla sinestesia. Come vi dicevo, è la figura retorica che preferisco, è quella che secondo me più di tutte riesce a rendere unica una pagina, un racconto, un romanzo. Quindi invadere il campo sensoriale con termini riferibili a un altro. E vorrei che immaginaste un racconto partendo da questa frase: assaporammo insieme quel silenzio. Da qui divertitevi. Vorrei che i personaggi fossero un essere umano a vostra scelta e un animale sempre a vostra scelta. Quindi andate a cercare le dinamiche tra loro e partite da questa sinestesia. Assaporammo insieme quel silenzio. Assaporammo il gusto, il silenzio, l'udito. Cercate anche di trovare altre sinestesie da mettere nel vostro racconto, sempre senza esagerare, naturalmente, come vi dicevo, e descrivete, andate a trovare le parole giuste, ve lo ricorderò sempre, non usate mai le parole degli altri, non usate mai le frasi fatte, perché non servono, perché non aggiungono nulla alle vostre pagine. Voi siete in grado di trovare le parole vostre che possano descrivere ciò che volete dire. E se usate i dialoghi, qui lo ripeterò sempre, fate parlare le persone come davvero parlano. Nella situazione giusta la persona parla in un modo e quindi bisogna inseguire quello. Una volta che sei aderente alla realtà, allora si avrà anche la fiducia del lettore. Oltre a questo, vi propongo un esercizio aggiuntivo che può riassumere quello di cui abbiamo parlato fino adesso. Nella prima puntata si è discusso essenzialmente della voce narrante, quindi la scelta con la quale avete deciso di descrivere il racconto delle figurine, ricordate, e anche quelle del ritrattista, faceva capire come vi sentite più a vostro agio, se con la prima voce narrante o con la terza. Ora abbiamo parlato di figure retoriche, allora se vi va potete immaginare un condominio di una città conosciuta oppure di una città che avreste sempre voluto visitare, abitato naturalmente da diversi nuclei familiari, da diversi personaggi. E sarebbe bello, importante, che ognuno di loro venisse reso con una metafora. Questo vi aiuta perché nei racconti corali è importante che il lettore abbia sempre presente, anche soltanto con una caratteristica, un'immagine, tutti i personaggi, perché hanno più o meno la stessa importanza e soprattutto possono risultare più sfuggenti. Invece così si caratterizzano meglio e rimangono più nella memoria del lettore. E le figure retoriche aiutano, soprattutto la metafora, proprio a fare questo. Quindi divertitevi, avranno le loro dinamiche, le loro relazioni positive o negative, avranno le loro caratteristiche. È sempre importante anche dare una sola caratteristica a un personaggio, ma che sia rilevante, che sia originale e che si faccia ricordare. Quindi certo si possono descrivere dal punto di vista fisico del carattere, ma una caratteristica, una frase, una figura retorica che li descriva hanno molto più effetto e più impatto sul lettore di qualunque altra descrizione. La prossima puntata sarà dedicata invece alla diversa modulazione della parola, a seconda della sua missione. La parola può essere usata in giornalismo, in poesia, per scrivere una drammaturgia teatrale, per scrivere una sceneggiatura e ogni volta cambia, è cangiante la parola, sempre con poteri diversi, sempre molto importanti. Quindi andremo a giocare con qualche esercizio che ci consentirà di capire le differenze. La prima puntata è stata dedicata alla voce narrante, questa seconda alle figure retoriche, la terza sarà sulla modulazione della parola. Io vi ricordo di andare a vedere e a visitare sempre le pagine del progetto Sono in Movimento, quindi le pagine Facebook e Instagram, e io vi aspetto alla prossima. Ciao!